Da oggi il regno della dolcezza è anche a Perugia. Candilisa, caramelle gommose, marshmallow, lecca lecca, praline di cioccolato e ogni altro tipo di golosità. Tanti da regalo in un vasto assortimento self-service con possibilità di personalizzare la tua confezione. Ci trovi in pieno centro storico, in Corso Vannucci 40. Candilisa, il posto giusto per tornare bambini o per sognare di diventare dei supereroi. Seconda sconfitta consecutiva per il Castiglione del Lago, questa volta a domicilio contro il Pierantonio. Una partita davvero rocambolesca con due squadre che l'una, il Castiglione del Lago, voleva cercare il riscatto, il pronto riscatto dopo la sconfitta di Ponte Valle Ceppi e Pierantonio invece voleva tornare a portare via almeno un punto dal comunale di Castiglione del Lago. Invece ottengono addirittura i 3 punti la squadra di Bruni, senza fare grandi cose, con un gol rocambolesco davvero incredibile, come il pallone sia entrato in rete da parte di Deja su una spinta di Salis Iuri, e quindi è un autogol tra un pasticcio della difesa locale. Ma la partita inizia subito al terzo minuto, quando l'arbitro Tinetti della sezione di Ivrea non vede un calcio di rigore clamoroso su Ndiaye lanciato a rete in area, viene atterrato, lo possiamo vedere anche al rallentatore. Per tutti è rigore, meno che per l'arbitro, che è venuto a fare forse una passeggiata verso le rive del lago Trasimeno. La partita allora a questo punto diventa un pochino noiosa, senza grandi occasioni, con gli ospiti che cercano di controllare gli avversari, e gli avversari che non riescono invece a far male agli ospiti. Al 33esimo, sempre del primo tempo, Minuti riceve da Mendes, ma il suo tiro di sinistro è alto sopra la traversa. E clamoroso proprio nei minuti finali, il 44esimo, su una rimessa laterale degli ospiti, vi è rimpallo in aria, ma Ronni non è pronto al tapin vincente. Si passa al secondo tempo con i lacustri che cercano di aumentare il ritmo, ma non è giornata. Al sesto Corelli entra in area, va il cross, ma il suo tiro è ribattuto da Zandrini. All'ottavo vi è un'azione di ripartenza di Salis e Michael che mette in area, vi è un'incertezza della difesa locale, con Deja che viene leggermente spinto, tocca il pallone che va in fondo al sacco, quindi il gol non è di Salis, un'autorete del numero 11. Al 21esimo minuto Caparbio recupera minuti caparbiamente, recupera un pallone che sembrava perso, appoggia Galeotti che spreca da un'ottima occasione. Al 25esimo Besea dal limite va al tiro, ribatte un difensore con il braccio, ma ancora l'arbitro dice che non c'è nulla. Anche questo possiamo vederlo al rallentatore, anche se in questa occasione il tiro era abbastanza vicino. Al 33esimo una perizione di minuti con Besea che di testa manda alto sopra la traversa. Al 41esimo minuti va il cross, Bevilacqua al tiro di prima, ma evidentemente non è giornata. Termina così, dopo 5 minuti di recupero, questa partita dove il pareggio, ripeto, poteva essere il risultato più giusto, ma il Pierantonio è stato capace di segnare, anche se in maniera leggermente davvero rocambolesca, e quindi il Castiglione del Lago torna sconfitto tra le mura amica. Adesso per mister Tommasoni c'è molto da lavorare. Eccoci qua con mister Bruni, una vittoria importante, 3 punti pesanti per la sua squadra, forse quasi inaspettata oggi a Castiglione del Lago. Ma inaspettata, no, non penso che ogni squadra scende per raggiungere il massimo risultato, quindi inaspettata no. È normale che sapevamo che affrontavamo una castiglionese forte, una squadra forte. Abbiamo pensato di fare questa partita, cioè di aspettare il Castiglione del Lago, perché sapevamo che loro sono molto bravi nel palleggio, nel fraseggio, quindi non siamo andati a prenderli alti per non rimanere poi scoperti e magari concedere terreno a questa squadra. Penso che i ragazzi l'hanno fatto in modo perfetto, preciso, impeccabile, nelle distanze giuste. E il primo tempo potevamo, sicuramente su qualche ripartenza abbiamo avuto potenzialmente qualcosa
per creare qualcosa di importante, dove abbiamo sbagliato magari la scelta o l'ultimo passaggio. E secondo tempo sì, abbiamo trovato questo gol un po' fortunoso, e per carità, però poi ci siamo difesi bene e penso che nei 90 minuti abbiamo concesso il palleggio alla Castiglionese, ma non abbiamo concesso nessun tiro in porta, perché il nostro portiere non penso che abbia fatto una parata. Quindi sicuramente poteva starci il pareggio per quello che è stato fatto in campo, però noi ci prendiamo questo risultato che viene dopo una settimana molto difficile, perché venivamo al di là della sconfitta, da una brutta prestazione generale sabato scorso, e quindi questa è la risposta dei ragazzi e sono molto contento e faccio veramente i complimenti a loro. Ecco, ha quasi detto tutto lei, ministro, le domande che le volevo fare. Siete stati infatti bravi a contenere il possesso palla del Castiglione del Lago, e poi nelle ripartenze siete stati pericolosi e non avete sofferto poi in fin dei conti più di tanto. No, è giusto quello che ha detto e quello che io ho detto, insomma, sicuramente, ripeto, gli abbiamo concesso il palleggio perché sapevamo che una squadra molto brava a palleggiare, quindi se andavamo alti a prenderli rischiavamo di magari non mantenere le distanze giuste. Quindi noi, ecco, abbiamo fatto questa partita e poi abbiamo trovato il gol, ripeto, era stata una partita priva di occasioni, perché sia da entrambe le parti non sono state grossissime occasioni, però per noi è un risultato molto importante che ci dà continuità per raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza. Allora mister, una prestazione un po' abulica, sotto le righe, forse eravamo un pochino abituati male qui a Castiglione del Lago. Abulica perché? Perché perso? Fatemi capire. Cioè, perché mi sembra, questi hanno fatto mezzo tiro in porta, abbiamo dominato dall'inizio alla fine, abulica, ma non mi sembra. Volevo dire abulica nel senso che la squadra nelle altre prestazioni aveva giocato un pochino con più ritmo, con più... Sono proprio d'accordo, proprio per niente, anzi abbiamo tenuto il ritmo alto perché abbiamo cercato di far gioco dall'inizio alla fine contro una squadra che si è chiusa dal primo all'ultimo minuto sotto la metà campo. Chiaramente non è facile trovare spazi, e quindi devi avere pazienza in quei casi, non è che devi buttare via il pallone, buttarlo dentro l'area. In altre partite, in altre circostanze, magari l'avversario ci ha concesso più campo per giocare alle spalle e sfrutta la profondità, e quando le squadre purtroppo rinunciano e l'avversario ti rinuncia a giocare, si mette dietro e ogni pallone rompe il gioco, voglio dire, è difficile. Che ritmo vuoi dà? Devi avere pazienza, cercare di trovare la giocata giusta. Ci abbiamo provato fino alla fine, non meritavamo assolutamente le perdite. Io non niente da rimproverare, ragazzi. La prestazione, non vi fate condizionare il risultato, perché non è che giochi bene, vinci, e giochi male, perdi. Voglio dire, a volte sono periodi, calcio così. Le capita, il pallone non è andato dentro, abbiamo concluso diverse volte, ci abbiamo provato. È andata così, bisogna avere pazienza, è andata così per Foligno, ha perso le partite, la Terni Est, succede anche a squadre che fanno la Premier League, quindi non sono d'accordo con l'analisi che mi avete detto, anzi un'altra partita ho visto.